ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, eccoci arrivati quindi all'ultimo video del 2017. Oggi è il 31 dicembre, facciamo questo video per farvi tanti auguri, passatevela bene, fate i bravi. Grazie veramente a tutti per averci dato una mano a mantenere quello che erano le promesse che abbiamo fatto nel 2016 per il 2017 e grazie a tutti per stimolarci nel fare sempre meglio. Nel 2018 abbiamo delle belle novità, un paio di belle novità veramente importanti. Una ve la posso già dire: avremo la possibilità, per chi di voi non ha magari la possibilità di avere l'imbarcazione, oppure per chi di voi ama conoscere alcune tecniche che magari non conosce o che segue i nostri video tutorial in teoria e li vuole mettere in pratica o vuole provare a metterli in pratica, abbiamo la possibilità su Genova di avere un paio di imbarcazioni. La terza, la nostra, arriverà alla porta dell'estate. Abbiamo delle imbarcazioni diciamo dislocate nel Levante Ligure per dare la possibilità di andare appunto a provare queste tecniche in un ambiente, sicuramente in un contesto veramente bellissimo. E la seconda grossa novità non ve la dico adesso, vi lascio in sospeso fino a metà gennaio, perché usciremo fuori con una cosa credo molto interessante e molto carina per tutti. Quindi che dirvi ragazzi, io vi auguro di nuovo un buon anno, vi lascio come ho fatto l'anno scorso ai nostri errori video del 2017 e devo dire che ce ne sono di parecchi, alcuni non abbiamo potuti neanche postare. Comunque guardatevi e godetevi i nostri errori e io vi saluto, ancora tanti auguri e come sempre ragazzi, che la pesca sia con voi. Cane Flavio. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Allora, oggi facciamo un video perché ho avuto una capacità superiore a quella che è la quantità di filo che ci dobbiamo mettere dentro. Ora mi spiego. Allora, cosa bisogna fare? L'unico modo per poterlo fare, sto dicendo una cazzata? No, non superiore, inferiore. Stacca, yes! Sul fondo della nostra bobina, andiamo a dare due o tre giri in modo che sia tutto fissato, perfetto. A questo punto andiamo a caricare la nostra bobina, la nostra Miriam se n'è andata, è andata a rispondere al telefono e quindi non possiamo continuare a fare il video. Grazie e arrivederci. Spero anche si senta il microfono. Allora, bene ragazzi, ciao amici, che faccia da scemo che ho fatto. Stacca, questi sono tutti errori. Ecco, vi presento la nuova Seagame FC170, guardatela in tutta la sua maestosità. Vedete, ancora fresca di carena. Ecco, perfetto ragazzi, siamo disposti a portarvi a fare delle prove in mare al PIP, mi raccomando, la cosa più importante sulla vita. Mi raccomando, la cosa più importante è la sicurezza in mare, luce accese e casco ben allacciato. Sempre, sempre. Un grande successo e vaffanculo, porca la madonna. Ecco, e mentre io adesso passo alla regia, là abbiamo, esatto, lo zio. Io sono pronto. Qua è pronto. Saluta zio, saluta. Ecco, bene, benissimo. Mi è stato segnalato che in queste zone abbiamo anche un pesce cane. L'abbiamo pescato stamattina. Eccolo qua, un pesce cane spinoso, giusto zio? Giusto, giusto, spinoso. Eccolo qua. Ecco un pesce cane spinoso. Ah, eccolo qua, c'è il buon Davide. Cheers. Bello, no, non li mixo perché c'è la maglietta della Dive. Visto che belle che sono? Figate. Te le faccio vedere. Costano un palo, ma vale. Sembro senza spalle, vedi. Bene. Eccoci, quindi abbiamo visto da vicino questo mulinello, un mulinello che sicuramente è molto interessante anche per il suo rapporto qualità-prezzo, un mulinello con delle caratteristiche di mulinelli diciamo di più alto costo. Questo è un mulinello che vale la pena, ho già detto troppe volte mulinello, 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 porco dinci, velì. Quindi di un mulinello che è più, ma va fanculo, velì. Ora dovevo dire mulinello.
forme, quindi un paio di movimenti non mi piace. Porco Giuda. Muscolo, che tipo di esca è? Diciamo che è un milite che rimane attaccato ignoto al muro, tu lo stacchi e praticamente l'innesco si pratica applicando dentro questo milite un po' di ami, ecco, e un po' di polpa di un altro milite. Ok, per quanto è che qui? Preso da ieri, non è tanto. Ah, bene. Ho perso una carpa, probabilmente un amur a galla, e poi mi si è slamato un matsugoru proprio qua sotto, ma l'avrei rilasciato perché le dimensioni non permettevano di trattenere l'esemplare. Ho capito. E che la pesca? Che la pesca sia con voi, ecco. Si va a pesca di orate e con la gritta, ecco qua. Porco Giuda. Vabbè. Ma non è lo scorfano che ha preso la gritta, è la gritta che ha preso lo scorfano, guarda un po'. Ce la fai vederla in bocca? Guarda come ci ha mucchiata. Ma porca puttana. Ragazzi, le nostre orate. Queste sono le orate. Che la pesca sia con voi. Davide ha appena perso un artificiale di Bruzzone. Ho sentito un ciocco strano. Era il tuo. Diciamo che questa era. Ragazzi, tanti saluti dallo staff di Fisherlandia. E vi lascio con uno Swiss. Uno Swiss, e che la pesca sia sempre con voi. Ciao. Sempre.